Benvenuti a Budapest! Bene ragazzi, adesso siamo arrivati al nostro appartamento preso con Airbnb. Qui abbiamo com'era, specchio. Adesso tocca andare a mangiare. Abbiamo pagato pochissimo, circa 23 euro, abbiamo mangiato, vabbè, l'avete visto. Ci hanno offerto anche un cicchetto. Bel posto, Retek. Quello che avete appena sentito è il segnale di dover andare a cena. Cerchiamo un altro luogo. Cioè, dopo 2 ore che abbiamo pranzato. Buongiorno Budapest, eccoci qua. Abbiamo l'ascensore di casa che praticamente sale anche con le porte aperte, quindi se noi lo chiamiamo con la porta aperta lui sale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tentato di, mentre scendevamo, di aprire la porta per vedere se è bloccato. Siamo pronti per, diciamo, il primo giorno vero. Prima colazione e stiamo con cappuccini. Questo non so che cosa sia, fagottino semi brioche. Bene, adesso stiamo andando al ghetto. Allora, siamo arrivati alla grande sinagoga. Adesso sicuramente faremo il ticket, entreremo e niente, speriamo che si possano fare delle riprese, ma già dicono di no, quindi vediamo. Questa è la sinagoga, la più grande di Budapest, e adesso sentirete qualche bella chicca da... Aspetta, la rifaccio. Era un attore americano, tanti anni due, era di origine ungherese e aveva genitori ebrei, e praticamente ha voluto sovvenzionare gran parte di questo monumento, che rappresenta un salice piangente. In realtà è un candelabro a 6 braccia, e queste braccia sono capovolte proprio a rappresentare la guerra, che capovolge la religione, e anche perché sta piangendo appunto i vari morti. Vi abbiamo portato anche un momento di cultura. Ya
stiamo andando in realtà adesso a Mazel Tov, che sarebbe un... ex fabbrica dismessa. Esatto. Andiamo a mangiare qualcosa perché la sinagoga è stata molto bella. Ne è valsa la pena comunque 15 euro perché con la spiegazione, come avete sentito. E quindi niente, adesso andiamo un po' a mangiare. Il nostro fruscio, e c'è da dire che il fruscio ha la febbre, ragazzi, si sta facendo l'Ungheria con la febbre. Benvenuti nella piazza di benvenuti in Piazza degli Eroi. L'illuminazione è corretta, comunque è tutto enorme qui in Ungheria, qui a Budapest, veramente strade enormi, piazze enormi, anche adesso qui avete visto la pista per pattinare è enorme. E niente, adesso stiamo arrivando, penso sia un castello, sì, e solo boh, vediamo, è bellissimo, sembra quasi la scenografia di un film. Questo in realtà non è un castello, ma il Museo dell'Agricoltura. E devo dire che anche noi, nell'Agropontino, abbiamo dei musei così belli. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte. Solo per viaggiare una notte. Per ricominciare. È pieno di locali fighissimi. Vediamo. Stiamo per arrivare. Siamo qui al Simpla, che stende su due piani, pieno di locali, tutti diversi tra loro, cioè non ce n'è uno uguale. Forse questo è l'unico posto dove si può prendere da mangiare, questo che sta al primo piano. E niente, abbiamo preso un hamburger classico e una birra. E aspettiamo. L'isola Margherita sarebbe praticamente una pseudo isola tiberina di Roma, sul Danubio, 20 volte tanto perché è enorme. E niente, bello. Adesso siamo arrivati al Parlamento, è sicuramente il
principale di Budapest. Allora, stiamo per iniziare il tour sulla Danubio. La nave non ce l'aspettavamo così bella, ci offriranno anche da bere, un aperitivo, e non vediamo l'ora di partire. Comunque c'è l'audio guida in tante lingue e anche l'italiano, è incredibile. Questo è il quarto giorno, il programma è abbastanza intenso, andremo a vedere il castello, il palazzo reale e poi un'installazione artistica bellissima, e tutto questo accompagnato da un freddo percepito a meno uno, tremendo. Questa installazione è stata fatta perché qui appunto i tedeschi venivano a giustiziare gli ebrei, però prima di gettarli appunto nel Danubio gli facevano togliere le scarpe per poi venderle al mercato nero. Come giustamente mi ricordava Pomela, è da notare che non vengono portati fiori perché teoricamente per loro non si porta nulla di vivo ai morti, quindi al posto dei fiori vengono portati dei sassi, e quindi non è una mancanza di rispetto per i morti. Abbiamo fatto delle foto pazzesche perché il ponte delle catene non si sa come mai, ma è chiuso al traffico, quindi abbiamo fatto delle belle foto e niente, solo che fa troppo freddo, troppo, troppo, troppo freddo. Eccoci qua, l'ultimo giorno, stiamo andando al mercato centrale di Budapest, è super caratteristico, si vendono tutte cose tipiche ungheresi e andiamo, poi ci aspettano le terme e forse anche la febbre. Con disgusto, disprezzo, con astio da questo mercato che non vale niente. È bello esteticamente, ma internamente no, proprio zero. Sì, a livello architettonico, ma le bancarelle da mangiare, non ho fatto nessun video. Da mangiare, no, perché non va bene. Cerchiamo adesso un posto dove fare colazione. Questo è un bar. Il nome è improponibile. Adesso ci concederemo un po' di terme. Dal nome improponibile, tipo Szczecin qualcosa. Szczecin. Secondo me sarà pieno di vecchi, però. Ma stiamo andando alle terme. Siamo entrati nelle terme. Non è vero che è pieno di vecchi. È bellissimo. E niente, tappa fissa per forza. Lì c'è la temperatura, l'orario e anche la temperatura interna dell'acqua.
freschissimo, levissima, purissima, freschissima. Allora, siamo arrivati dai ragazzi della via Pal, che non si trovano in via Pal. La via è Prater, quindi non mettete via Pal se venite qua, perché non li troverete, perché stanno a via Prater e non so il perché. Ragazzi, sta nevicando, incredibile! Va bene ragazzi, il viaggio è finito ed è ora di tornare a casa.